L'Associazione Centro Orientamento Educativo vi dà il benvenuto a questa conferenza stampa di presentazione della 25esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia America Latina. È la prima volta che l'associazione organizza una conferenza stampa a Roma. È la seconda, mi correggo, inizio già a dire le informazioni sbagliate, però in questa sede è la prima, ecco, correggo. E dobbiamo ringraziare l'onorevole Quartapelle che ci ha ospitato, ci ha suggerito di presentare appunto anche in questa sede prestigiosa e nella capitale questa ricorrenza importante, il 25esimo anno del festival. Quindi lascio a lei la parola per un saluto e poi iniziamo i lavori. Ringrazio molto il COE della disponibilità appunto a presentare in una sede come quella della Camera il 25esimo Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina. Io credo che questi sono giorni in cui insomma, si parla molto di migrazioni, di persone che attraversano il Mediterraneo anche in modo estremamente doloroso e avventuroso. E credo che una presentazione come quella che abbiamo organizzato non sia estranea al dibattito pubblico che è in corso in Italia su quello che succede intorno al nostro paese e in particolare intorno al Mediterraneo. Il festival è da sempre una straordinaria occasione di conoscenza, di valorizzazione e di presenza a Milano, in Italia, di produzione culturale. E credo che, insomma, si debba, quando si parla di quello che ci sta succedendo intorno, non si debba dimenticare anche la dimensione appunto umana, di capacità di produrre cultura, di raccontare storie che i paesi intorno a noi hanno e che certe volte insomma noi tendiamo invece a collassare in storie esclusivamente dolorose, in storie che non sempre finiscono bene, in storie che ci creano problemi, perché insomma il dibattito pubblico è un po' questo. È in questi giorni. E quindi credo che insomma, la 25esima edizione di un festival, che è un festival prestigioso per la città di Milano, che raccoglie decine di migliaia di persone intorno ai film, sia invece un'occasione per dire che un altro discorso su come ci si incontra e come ci si conosce è possibile. E quindi davvero al netto dell'anniversario del festival, la presentazione di oggi credo assuma una serie di significati che sono significati importanti per il dibattito pubblico in Italia e non solo della città di Milano. Grazie. Ringrazio l'onorevole Quartapelle e prima di portare così personalmente i saluti dell'Associazione Centro Orientamento Educativo vorrei invitare Marco Prinetti di Monogram che è main sponsor di questa edizione del festival e lo ringraziamo per la sua presenza e può portare un saluto ai presenti. Grazie. Naturalmente, grazie mille, buongiorno a tutti. Manigram è davvero felice di partecipare quest'anno a questo evento. Mi ricollego immediatamente alla nostra ospite, all'onorevole Quartapelle, perché è proprio questo poi alla fine. Manigram è un servizio di trasferimento di denaro in tutto il mondo, siamo un servizio finanziario, però ci impegniamo da sempre e con grande enfasi nel cercare di portare nel dibattito quello che sono le positività dell'immigrazione. Quindi è un fatto da un mondo meraviglioso, con storie importanti, con storie veramente belle, e quindi è proprio il nostro obiettivo. Manigram ormai da 8 anni fa anche il Monigram Award, che è il premio all'immigrato imprenditore dell'anno, abbiamo anche qualcuno che ha partecipato qua lo scorso anno, proprio perché ci sono delle storie che vale la pena, sono delle storie educative per tutti. Quindi la parte bella dell'immigrazione. Infatti lo scopo di Manigram e lo scopo di questo festival è proprio molto simile, ci sentiamo molto affini e per questo Manigram è davvero felice di partecipare a questo evento. Quindi grazie mille. Grazie per il sostegno e per aver creduto in questo nostro progetto culturale. Io voglio portare i saluti in particolare della Presidente Rosa Scandella, Presidente del COE,
nella cartella stampa è presente il suo testo introduttivo a questa 25esima edizione e poi è presente anche il bilancio sociale della nostra realtà. Da oltre 50 anni presente in Asia, Africa, America Latina, con progetti di cooperazione e sviluppo che hanno tutti un'attenzione per l'educazione e per la cultura. Scuole di formazione artistica, centri per l'audiovisivo, supporto agli artisti e in anni di cooperazione e di confronto con tante persone e anche e soprattutto con gli artisti, il nostro fondatore Don Francesco Pedretti pensò di creare, di dare vita al Festival del Cinema Africano che negli anni poi è cresciuto, si è allargato a tanti altri continenti e veramente in 24 edizioni, adesso la 25esima, ha radunato migliaia di persone a Milano, quindi anticipando quello che è stato poi un cammino intrapreso anche da tante altre realtà, dalle istituzioni, anche da altri enti con i quali sempre si cerca di fare sinergia. 25 anni appunto sono un percorso significativo, interessante, vivace per tutto ciò che è stato fatto. Quest'anno si sono state riscontrate anche delle difficoltà che non ci hanno però così arreso, anzi ci hanno spronato a fare di più. Vi invitiamo tutti a seguirci, a venire a Milano. Sono numerosissimi gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado e anche le università che vengono da noi per incontrare i registi e quindi proprio uno spazio proprio di incontro. Quindi così ci facciamo noi stessi gli auguri per questo compleanno e siamo convinti che più la partecipazione sarà ampia, come sono le nostre aspettative, più questa festa sarà vivace e bella per tutti. Grazie. Io voglio appunto approfittare per salutare Giacomo D'Arrigo, direttore dell'Agenzia Nazionale dei Giovani, col quale abbiamo attivato un confronto già negli anni passati per delle specifici iniziative legate alle politiche giovanili e quest'anno l'Agenzia Nazionale per i Giovani contribuirà a un progetto molto importante che ci consentirà di portare un film del Festival del Cinema Africano e d'Asia America Latina in alcune città italiane, in particolare organizzando con delle realtà locali delle iniziative per i giovani. Quindi anche questo è un segnale importante, lo ringraziamo qui presente e appunto se anche vuoi venire a dire una parola e un saluto, altrimenti c'è posto e altrimenti lo creiamo successivamente. E per noi questa cosa è molto importante perché è un focus sul temi educativi, sui temi interculturali e poi sul mondo giovanile che è sempre stato al centro d'attenzione del COI anche del Festival del Cinema Africano. Quindi passerei adesso la parola alla direzione artistica, Anna Maria Gallone e Alessandra Speciale, che vi illustreranno il programma denso e di cui in cartellina trovate una presentazione agile e poi seguiranno sul sito, sono presenti altre informazioni. Grazie. Allora, molto felice di cominciare i festeggiamenti con voi in una sede così prestigiosa. Devo dire, a 25 anni li abbiamo vissuti molto intensamente, è stato un crescendo. All'inizio era veramente una scommessa. Quando, grazie a Don Francesco appunto che è stato antesignano in questo suo coraggio aprirsi a un'operazione culturale così importante, non speravamo che avremmo avuto tanto successo e che il festival sarebbe diventato così grande, perché oltre a essere l'unico festival in Italia dedicato ai tre continenti e uno dei tre in Europa, è veramente un grande evento. Ci sono qui nella sala molti amici che possono testimoniare il calore e l'atmosfera di questo festival, che è fatto veramente su gente che ci crede. Crediamo profondamente nel valore di questa iniziativa, che ha diverse valenze, sicuramente un'artistica molto importante, perché come dico sempre, nella selezione dei film, quest'anno ne abbiamo visti oltre 800,
non privilegiamo soltanto il paese, privilegiamo la qualità artistica dei film che devono avere un grande valore universale. E poi c'è l'altra valenza che è quella appunto umana, di dialogo interculturale, in questo momento più che mai importante. E devo dire che un'altra dei successi che possiamo vantare è che mentre all'inizio il festival è stato un pochino più di nicchia per cinefili, per africanisti, per gente appassionata del continente, perché era nato proprio sull'Africa, poi ci siamo allargati. Adesso invece ha un pubblico molto vario e in questo pubblico, che conta spettatori di tutte le età, di tutti gli strati sociali, una presenza molto importante è quella delle comunità straniere di Milano e di tutta Italia. E quindi questo per noi è importantissimo, il fatto che una persona possa ritrovare le immagini del suo paese, la cultura del suo paese, in una cinematografia che dà rarissime occasioni di poterla vedere, di poterne fruire, è veramente per noi estremamente importante. Come diceva il nostro vicepresidente, quest'anno è stato particolarmente difficile, c'è stata una fuga per vari motivi di supporter e di sponsor istituzionali o no, però non si vedrà, perché siamo riusciti a mettere insieme un festival veramente importante e bello, con delle presenze straordinarie. Allora, la selezione di oltre 60 film porta dei nomi, presenta dei nomi e delle opere di primissimo livello. Mi basti citare, abbiamo come direttore della giuria Abderrahman Sissako, che tutti avete sentito questi giorni, anche per chi non l'avesse conosciuto autore di Timbuktu, il film di cui tanto si è parlato. Per la prima volta a un africano sono stati attribuiti 7 César ed è stato candidato all'Oscar, questo dice qualcosa. Poi abbiamo grandi autori come Raoul Peck, adesso poi Alessandra vi illustrerà meglio anche i contenuti. Quello che volevo dire è che uno dei grandi piaceri del festival è che i registi hanno vissuto la loro storia con noi. Beh, qui in sala abbiamo Rachid Benaj, che è presente e che è uno dei registi che fin dall'inizio ci ha accompagnato nella storia del festival. Dalle prime opere puntualmente li abbiamo seguiti. Anche Sissako è venuto a Milano col suo primo piccolo cortometraggio splendido e da allora è sempre stato presente, ha ricevuto premi. Quindi è anche un po' il nostro vanto di avere assistito in qualche modo alla crescita di autori importanti che oggi si sono affermati in tutto il mondo. Passerei la parola ad Ale, poi magari la riprendo. Mi riallaccio a quello che ai 25 anni, che in questo momento per noi segnano una data importante, una data che pochi festival riescono a raggiungere, e ci spinge anche a riflettere appunto sulla importanza dell'esistenza di un festival e sul significato ancora oggi di un festival cinematografico. Siamo di fronte a una situazione del cinema non molto felice e sappiamo che ormai il cinema si può usufruire su vari supporti e spesso ci viene chiesto ma perché ancora un festival cinematografico? Ecco, noi siamo qua per testimoniare il fatto che dal nostro punto di vista un festival cinematografico è ancora molto importante, al di là del fatto che si parli di cinema di Africa, Asia, America Latina, ma proprio l'evento festival, cioè l'evento culturale, l'evento anche come momento di incontro, di socializzazione, di scambio con i registi. Tutto questo non è possibile online e questo deve essere assolutamente difeso. E abbiamo invece un po' la sensazione che non ci sia più una considerazione nei confronti dei festival, forse anche perché si è un po' inflazionata dalla parola festival. Io mi sento spesso dire, ma quanti festival in Italia? È pieno, è il paese dei festival. Attenzione, è vero. Guardiamo che cosa dovrebbe essere un festival di cinema. Cioè, un festival di cinema dovrebbe essere innanzitutto un luogo di ricerca, cioè dove, come diceva Anna Maria prima, si visionano dei film, si entra in contatto con i registi, si fa un lavoro costante tutto l'anno di ricerca. Poi un festival deve essere quindi anche un festival ad esempio competitivo, deve avere dei premi, deve avere una qualità importante, culturale, e deve anche poter invitare degli ospiti. Insomma, noi faremo un festival finché avremo un budget, anche se purtroppo abbiamo un budget ridotto di un terzo
no, scusate, abbiamo un terzo del budget di 10 anni fa. Esattamente. Quindi cioè abbiamo subito moltissimo la crisi, però finché avremo i soldi per poter garantire questo livello qualitativo, ci chiameremo festival. Il giorno in cui non li avremo, io spero di no, spero che questi siano solo i nostri primi 25 anni e poi ce ne siano tanti altri, ma ci chiameremo rassegna, sarà un altro evento culturale. Bisogna anche un po', insomma, difendere la serietà del lavoro di tutti noi che siamo del settore. E con questa premessa, Anna Maria, ci sono stati dei tagli, non si vedono, si sono sentiti moltissimo, perché chiaramente sono stati sacrifici per noi, però riusciamo comunque a portare avanti la nostra competizione, è una competizione di Africa, Asia, America Latina, con in pratica tutte, tranne un film, tutte prime nazionali. Abbiamo anche qualche prima europea quest'anno, una prima mondiale molto interessante nella nostra sezione extra, che è la sezione dedicata agli italiani, perché abbiamo anche una sezione dedicata ai registi italiani nel nostro festival. Sono registi che hanno fatto film o su tematiche dell'immigrazione o hanno fatto film nei tre continenti, Africa, Asia, America Latina. E qui questa prima mondiale, Asmarina, di Alan Maglio e Medin Palos, è un film che tra i primi ad avere un approccio molto interessante sulla comunità eritrea di Milano, e quindi anche un approccio storico che ci racconta le storie che arrivano da questa comunità. Ed è con molto piacere che lo accogliamo nel nostro festival, che potremmo farne la prima mondiale. Il festival non è solo cinema. Da qualche anno, anche se il cinema, la proposta cinematografica è il cardine, ma sono anche eventi collaterali, e quindi l'aspetto anche sociale del festival si ingrandisce. Il Festival Center, che ormai esiste da una decina d'anni, ha contribuito anche a creare all'interno del festival un luogo di incontro e di scambio anche di tutte le realtà milanesi simili alla nostra, che lavorano nella promozione, ad esempio, della cultura dei tre continenti o della cultura delle comunità dei migranti che vivono a Milano, e dalla quale arrivano sempre più proposte artistiche interessanti. Questo è forse il cambiamento fondamentale dal 1991, quando abbiamo cominciato, a oggi, che è cambiata fortunatamente, e spero che sia sempre in meglio, il tessuto dell'immigrazione in Italia. Cioè, sempre di più abbiamo ad esempio ragazzi di seconda generazione che studiano cinema o che si dedicano alle arti, cosa che 25 anni fa in pratica non c'era, o era molto 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 più raro. E quindi il nostro festival è sempre stato anche molto attento a Asmarina ne è un esempio, perché è una corregia tra un italiano e una ragazza eritrea, cioè molto attento a cogliere anche questo sviluppo. Sì, poi ci sarebbero tante cose da raccontare, però intanto volevo accennarvi anche a una nuova iniziativa. È nato a Milano da pochissimo il nuovo Museo delle Culture, il MUDEC, e noi siamo molto felici di organizzare all'interno del MUDEC una serie di film classici africani, di film cult veramente, che sono stati restaurati dalla fondazione di Martin Scorsese. Vi dico solo qualche nome, perché sono fondamentali. Borom Saret, il primo film africano della storia del cinema africano di Sembène Ousmane, oppure Tuki Buki di Djibril Mambiti, che è entrato nella storia del cinema, o grandi film come La Mummia, che tutti conoscete, sono stati restaurati e li vedremo appunto nel forum del MUDEC. E
mostre bellissime che abbiamo ogni anno in questa Casa del Pane, centro festival, che è situata nel casello ovest di Porta Venezia, dove avviene di tutto, le conferenze stampa, il pomeriggio c'è il tè che portano i registi dei vari paesi, ci sono happy hours, ci sono incontri, conferenze, workshop per i bambini e anche mostre. Quest'anno abbiamo due mostre molto prestigiose. Allora, una è di un fotografo conosciutissimo, Giovan Bardeletti, che è stato anche il vincitore di un World Press Photo Award, e ha portato il suo progetto sulla classe media africana. Questa classe media che sta crescendo in modo impressionante e che, secondo le statistiche, tra 20 anni supererà il miliardo di persone, con un cambiamento totale della società, quindi molto interessante. E un'altra, c'è anche un'anticipazione di un suo nuovo lavoro fatto sempre sulla classe media, che lo interessa molto. E poi c'è un fotografo che ha avuto un grandissimo successo a Genova, reduce da una mostra fantastica, Thousand People, in cui ha fotografato con una macchina fotografica, qui abbiamo un fotografo come Marzio Marzotti, importante, che apprezzerà, sì, con una sua macchina fotografica di sua creazione, ha fermato i volti dei passanti di Genova, volti multietnici, volti delle persone che spesso passano totalmente inosservate. Lui ne ha colto le rughe, ne ha colto il sorriso, ne ha colto dei dettagli, e grazie a questo suo aggeggio da lui inventato riesce, poi Marzo tu dovresti capire e spiegarci meglio, riesce a fotografare il volto in piena luce, senza ombre, con dei risultati veramente straordinari. No, direi che noi iniziamo il festival il 4, il 2 inauguriamo le mostre. Chiaramente siamo in pieno Expo, e che, come ben sapete, comincia col primo di maggio a Milano. E sono 3 anni, cioè, quindi questa è la terza edizione, quindi dal 2013, che abbiamo creato una sezione che si chiama Films That Feed. Una sezione di ricerca di film che trattano le tematiche di Expo. Non solo cibo, ma anche tutto quello che ha a che vedere con la sicurezza alimentare, a partire dalle grabbing, con la difesa delle risorse idriche, uno sguardo molto ampio sul cibo e sull'ambiente. Sempre col nostro imprinting, cioè abbiamo cercato di dare spazio alla creatività degli autori, quindi andare a cercare quei film che, pur trattando di queste tematiche specifiche, però fossero innanzitutto dei film d'autore. È stata una bella ricerca, perché ci ha messo in contatto con tutta anche una realtà cinematografica che non conoscevamo, anche ad esempio con registi non solo dei 3 continenti, ma anche europei e americani, ma che hanno girato nei 3 continenti. E questa sezione, quest'anno, appunto, con la sua terza edizione durante Expo, avrà il suo apice, e anche qui saremo molto felici di presentare sia film di fiction che documentari molto interessanti. Noi vi invitiamo, non abbiamo il programma, è tutto ancora in stampa, sarà pronto da pochi giorni. Faremo una conferenza stampa a Milano martedì, ma tutto sarà poi consultabile sul nostro sito. Collaborazione con Expo non è sempre stata facile, diciamo, nel senso che nel primo anno questo progetto è nato insieme, nel 2013, con la società Expo, e poi dopo non siamo più riusciti a portarlo avanti insieme con loro. Ma noi pensiamo comunque che la nostra città si sta impegnando molto seriamente in questa avventura, e quindi come festival vogliamo essere comunque presenti. Saremo presenti nello stand di Slow Food che ci ospiterà nel sito di Expo, e questo sarà sicuramente una buona cosa per noi, e ci ripaga anche di questi 3 anni dedicati a questa tematica. Sì, volevo aggiungere una chicca, che il film d'apertura è il film che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, Taxi Teheran, distribuito dalla nuova casa cinematografica di Valerio De Paolis Cinema.
e siamo molto contenti di portare il film di questo regista che nel suo paese è osteggiato. Come sapete, Jafar Panahi non può uscire dal paese e filma sempre clandestinamente le sue opere, quindi insomma come testimonianza per la libertà ci fa molto piacere mostrare questo film. Diciamo qualcosa di Io c'ero, perché è importante, Ale. Abbiamo, come voi potete immaginare, ormai la comunicazione passa moltissimo attraverso internet, passa moltissimo attraverso i social, e anche per raggiungere un pubblico più giovane. Questa è un po' la sfida anche del nostro festival, per smentire il fatto che ormai appunto al cinema le nuove generazioni non vanno. Noi lavoriamo molto sul coinvolgimento delle nuove generazioni e quindi abbiamo lanciato varie campagne su Facebook, in particolare la campagna Io c'ero, in cui abbiamo chiesto a chi ci ha seguito negli anni, ma anche ai giovani che hanno fatto con noi l'esperienza, ad esempio, di stage. Abbiamo centinaia di giovani che in questi ultimi anni hanno lavorato con noi, di dialogare con noi su Facebook e mandarci, fare parte della costruzione della memoria del nostro festival e mandarci un loro contributo. Ed è nato insomma un vero scambio interattivo tra il festival, noi e tutti coloro che hanno partecipato e che ci stanno mandando i loro contributi, che sono di diversa natura, da foto a, sì, anche testimonianze scritte. Ed è forse anche per noi questi nuovi media, questi nuovi canali di comunicazione creano sicuramente un legame con il pubblico che in tempi passati era impensabile poter avere. Sì, poi è molto interessante, al recente festival, il FESPACO di Ouagadougou, ho fatto delle piccole interviste a molti dei registi che erano presenti e sono divertentissimi i ricordi che saltano fuori dal festival, in cui allora lo facevamo a marzo, in cui i registi sono arrivati ed è venuta una nevicata spettacolare, per cui erano tutti intirizziti in abiti africani, cioè ricordi di tutti i tipi, molto personali, anche invece legati al cinema, a film che hanno scoperto, a incontri fondamentali per loro. Tra l'altro, una cosa che forse non abbiamo sottolineato, l'apertura agli altri due continenti, dopo che all'inizio eravamo focalizzati sull'Africa, è stata molto importante in questo senso, perché sono nati scambi interessantissimi, coproduttivi, ma anche proprio a livello di idee, di progetti, tra i vari continenti. Abbiamo avuto orientali che hanno girato in Africa e africani che sono andati a girare in Oriente e così via. Quindi veramente è nata una collaborazione assolutamente feconda e interessante. Sì. E aggiungerei altri due dati, poi magari non so se c'è qualche spazio, domanda, sì, per il pubblico. Che il festival da ormai qualche anno fa parte del Milano Film Network, che è un network che abbiamo creato tra festival milanesi, con un finanziamento della Fondazione Cariplo, che è un progetto pilota, se vogliamo, che non esisteva ancora in Italia, ed è una rete, cioè ci siamo messi in rete, abbiamo creato un sistema in modo che tutti i festival possano ad esempio condividere lo stesso personale, le stesse attrezzature, ed è stato molto arricchente non solo da un punto di vista pratico, ma anche una difficile, ma assolutamente proficua. Dico difficile perché chiunque di voi sa benissimo che non è facile collaborare con i suoi simili, cioè, nel senso che mettere insieme un sistema di direttori di festival non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta, e devo dire che ringrazio in particolar modo Cariplo per aver creduto in noi, perché se non avessimo avuto questo finanziamento probabilmente non ci saremmo riusciti, non solo finanziariamente, perché non avremmo avuto l'occasione e la forza, però è la prova che veramente l'unione fa la forza, e soprattutto in questo momento di crisi del
della cultura e di mancanza di fondi, sicuramente questo tipo di esperimenti è da sostenere e da aiutare, quindi noi siamo molto contenti. E seconda cosa, che il Festival di Milano non è un festival che finisce con la settimana del festival, ma da sempre, da 25 anni, l'attività del nostro ufficio continua, sia portando in distribuzione alcuni dei film che passano al festival e che vengono poi fatti circuitare nel circuito non commerciale, diciamo, non commerciale, nel circuito alternativo di sale, di sé, cineclub, arene estive, insomma tutto quello che non sono le sale commerciali, e soprattutto nelle scuole, perché il COE, il nome stesso lo dice, Centro Orientamento Educativo, ha sempre dato una grande attenzione alle scuole e da più di 20 anni porta costantemente durante tutto l'anno scolastico film provenienti da Africa, Asia, America Latina nelle scuole con mediatori culturali per portare avanti un progetto di educazione alla mondialità. Sì, un'ultima cosa, poi se ci sono domande molto volentieri rispondiamo. Proprio l'aspetto educazionale che volevo sottolineare di questo festival, anche perché la presenza nelle scuole, durante il festival abbiamo 3 matinée con le scuole secondarie di primo e secondo grado, poi siamo nelle varie università, nelle scuole di cinema di Milano, ma poi durante tutto l'anno questi film di cui acquisiamo i diritti sono a disposizione delle scuole e li distribuiamo accompagnandoli con un esperto che spiega e dialoga su queste culture, e questo mi sembra un aspetto molto molto importante del nostro festival. Io aggiungo anch'io, sottolineando quello che ha detto appena adesso Anna Maria dell'aspetto educativo. Infatti in cartellina trovate anche il foglio con l'elenco di tutti i vari partner di questa 25esima edizione, e molti di questi partner sono fondamentali sia durante il festival ma anche a festival concluso per la promozione di questi film, molto in ambito educativo, quindi scolastico, di ogni ordine e grado. E vedendo che qui tra noi è presente anche il presidente della FOCSIV, Gianfranco Cattai, appunto, che è il nostro presidente, perché noi facciamo parte di un sistema, di una rete di organismi di cooperazione internazionale di ispirazione cristiana, con molti di questi organismi vengono organizzate in tutta Italia, dal nord al sud, rassegne e percorsi. E appunto quel programma, quel progetto che anche l'Agenzia Nazionale dei Giovani, di cui richiamavo prima, ha contribuito, nasce anche grazie alla collaborazione di questo, di questa, della nostra federazione, che già nelle edizioni passate ha promosso così iniziative di dopo festival in Italia. Quindi, tante città d'Italia. Tante città d'Italia, sì. Bene, se c'è qualche domanda, volentieri siamo a vostra disposizione. Sì. Volevo chiedere che tipo di affluenza avete avuto l'anno scorso, quest'anno, e qual è l'identità delle persone che vengono. Sì, come dicevo prima, sono veramente molto diverse tra di loro, appartengono a tutti gli strati sociali e a tutte le età. L'affluenza era intorno ai 20.000, si aggirava intorno ai 20.000 spettatori o frequentatori comunque del festival. Devo dire che oltre al cinema attira anche moltissimo tutto quello che avviene al Festival Center, che è proprio il momento dell'incontro, è il foyer del festival, e quindi lì accadono tantissime cose, incontri e scambi e momenti anche ludici molto molto interessanti. Poi è strategica la posizione del Festival Center, perché è vicino all'Oberland, anche uno dei nostri film, comunque in centro e non lontano dai cinema, per cui chi passa al Festival Center riceve tutti gli stimoli, è interessato e poi va al cinema e viceversa. Dopo essere stato al cinema viene al Festival Center per incontrare gli autori, i registi che sono presenti. Sì. Una domanda? Sì. Vista la riconosciuta attenzione del festival nei confronti, appunto, come citavate prima, dei bambini e delle scuole, sarebbe interessante per le prossime 25 edizioni magari prevedere una sezione di cinema d'animazione, che tra l'altro so che in Africa è abbastanza, le produzioni è abbastanza rilevante.
Beh, sì, soprattutto più che l'Africa, avendo anche dentro l'Asia e l'America Latina, è chiaro che cioè, di cinema di animazione ne avremmo molto, no? In Asia in particolar modo c'è una grande produzione. Noi devo dire che, a parte una sezione che abbiamo fatto ormai tanti anni fa, sull'animazione in con Africa. Un focus sull'animazione in Africa, che tra l'altro aveva dato vita anche ad un libro edito dal Castoro, che penso che sia l'unico libro in Italia sicuramente di approfondimento sul cinema d'animazione in Africa. Poi abbiamo sempre trattato i film d'animazione come film to cure, quindi selezionandoli in concorso e quindi in programma sia come cortometraggi che come lungometraggi. Potrebbe essere interessante magari rifare un focus, diciamo mantenere un focus fisso per ogni anno potrebbe essere forse non così interessante per noi. E comunque ci sono delle attività proprio specifiche per i bambini, ci sono dei workshop molto interessanti su come si fa cinema. Abbiamo diversi insegnanti dell'università, insegnanti di cinema, che con i bambini anche molto piccoli insegnano le tecniche del cinema. Quest'anno, secondo tematiche diverse, quest'anno la tematica sarà il cibo, giusto per rimanere nel mood, però i bambini impareranno come girare o come animare delle immagini legate al cibo. Ci sono sempre degli spazi dedicati ai bambini, però l'animazione sicuramente è molto interessante anche per uscire un po' dagli stereotipi dell'animazione cinese, scusa, giapponese, tutte queste pessime animazioni che i bambini ogni giorno si bevono in televisione, quindi un'alternativa molto interessante. Abbiamo ancora qualche minuto, credo, se c'è qualche domanda. Domanda, sì. Sì. Yes, of course. We would like to say thank you to Irwan movie from Indonesia. It's about people from different islands developing the food. So I expect by performing that, friends from Italy, especially Milan, children would like to know more about Indonesia, far away. Ok, with pleasure, thank you very much. Beh, l'Indonesia tra l'altro è uno dei paesi, se vogliamo, anche più interessanti in questo momento dell'Asia, insieme con le Filippine, da un punto di vista cinematografico, e noi quasi ogni anno abbiamo ormai una presenza indonesiana. Quest'anno con Tabula Rasa, questo film che abbiamo preso per la sezione Films That Feed, ma anche in competizione in anni passati, è una cinematografia che produce anche tanto cinema commerciale, ma è dal cinema commerciale poi che vengono anche i film d'autore, quindi cioè, è sicuramente un paese emergente da un punto di vista cinematografico e sul quale noi poniamo sicuramente molta attenzione. Tra l'altro noi siamo stati tra i primi ad aver distribuito in Italia il primo film di Garin Nugroho, che è sicuramente ancora oggi forse il padre, se possiamo dire, un po' della cinematografia indonesiana. Quindi l'attenzione sul cinema indonesiano risale già da tanti tanti anni. Grazie. Ah, e abbiamo portato l'anno scorso, due anni fa, è distribuito in Italia il film della figlia di Nugroho, sì. Bellissimo film girato a Wakatobi, sì. Una parabola anche ecologica che tra l'altro è ancora nel nostro catalogo di film in distribuzione, si chiama Mirror Never Lies.
Sì, ecco, magari chiamiamo anche l'attenzione su questo catalogo, perché sì, i film sono disponibili, se vedete il sito del COI c'è tutta una serie, un archivio di film molto molto interessanti che si possono richiedere per mostrarli nelle scuole o in occasione di rassegne. Sì. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio tantissimo. È stato un grande piacere incontrare vecchi e nuovi amici, grazie del vostro appoggio, a prestissimo e se potete venite a Milano, merita, ve lo giuro. Grazie.